Allora, innanzitutto grazie a tutte le persone collegate per questa quinta puntata degli Olivetti Design Talk. Due parole su questo percorso. L'abbiamo è nato da una chiacchierata fra me e Pierpaolo. Abbiamo detto perché non facciamo un racconto che percorra un po' la storia di Olivetti dal Firouge del design e dell'innovazione. Questo perché il payoff di comunicazione e di posizionamento di Olivetti oggi l'abbiamo definito in Design Meets Technology. Quindi io col doppio cappello di Olivetti e di archivio storico, sicuramente sto facendo ormai da 2 anni un racconto che parte dal passato ma va verso il futuro. Adesso stasera parleremo, no, di P101 e Elea, ma nei vari talk che ho fatto in questi anni, spesso il titolo ricorrente era dalla P101 al 5G. Quindi proprio a dimostrazione del fatto, e ne parleremo questa sera, no, di questo percorso continuativo. Quindi il DNA Olivetti, no, è sempre presente, questo è un pochino il messaggio che vogliamo far passare. E questa modalità aiuta ad avere partecipazioni, magari non soltanto da Ivrea, nel caso l'avessimo fatte fisiche come era l'idea iniziale, ma ci aiuta anche ad avere sia presenze come speaker che partecipazioni in ascolto che arrivano un pochino da tutti, perlomeno da tutta Italia, ecco. Quindi il design, proprio per tornare al punto, è uno strumento comunque di eccellenza strategica. Parliamo di design dei prodotti, parliamo del design thinking, parliamo di design in senso lato. Vi anticipo anche che nelle prossime settimane faremo anche come Olivetti qualcosa in questa direzione. Abbiamo fatto il restyling del logo, l'avete probabilmente l'avete seguito, l'avete visto, andando a battere e a insistere su un concetto di Made in Italy, quindi col tricolore, e per rivalorizzare e rivalutare un nuovo percorso che ormai è avviato. Il percorso che abbiamo avviato, tocco un altro punto, ruota sempre intorno a un concetto di human centricity, e quindi lo vedremo anche stasera, perché poi nei due punti che andremo a discutere, la figura umana al centro dei progetti è il punto di partenza senza cui i progetti non ci sarebbero stati. E quindi questo passaggio dalla comunità alla community è l'altro filo conduttore che ci lega in modo continuativo. Io mi fermerei qui. Lascerei magari a te, Pierre, l'approfondimento per chi ci ascolta, di raccontare chi sono gli ospiti e poi cominciamo con le domande. Sì, benissimo, grazie Gaetano. Intanto buonasera a tutti, buonasera all'ala U, Pierpaolo Perotto, Giuseppe Rao, che sono i nostri discussant di oggi, ve li presento tra pochissimo. Allora, intanto quella che raccontiamo oggi è una delle vicende più straordinarie della storia dell'industria italiana del XX secolo, cioè mi riferisco al contributo proprio dell'Olivetti nella ricerca e sviluppo dei primi calcolatori transistor. Quindi oggi l'avete visto nella locandina, parleremo ovviamente di Elea 9003, ma parleremo anche della Programma 101, il primo personal computer da utilizzare comodamente anche a casa. Quindi due target differenti, Elea da una parte e Programma 101 dall'altra. Mi soffermo un secondo su questo prodotto, poi vedremo delle slide anche, quindi entreremo più nel dettaglio anche della parte più legata al prodotto, quindi al design. Beh, intanto parliamo di un computer abbastanza leggero, pesava soltanto 35 kg, è un computer di dimensioni ridotte, ha una scocca in alluminio disegnata da Mario Bellini di una forma avvolgente, diciamo di una forma rassicurante, comunque familiare all'utente perché ricordava le macchine da calcolo e quindi le macchine che venivano utilizzate negli uffici. Inoltre aveva una fessura proprio per inserire la scheda magnetica per la programmazione. Dobbiamo dire però che i computer fino all'inizio degli anni 60 non erano solo degli oggetti, ma erano dei veri e propri luoghi, erano delle stanze, degli ambienti. Immaginiamo un computer mainframe, era formato da una serie di armadi, spesso erano anche armadi scuri, quindi non erano anche magari bellissimi da vedere. E in questi luoghi diciamo che c'erano delle figure che si muovevano con dei camici bianchi ed erano normalmente un luogo dimenticato, un luogo condizionato, perché comunque queste macchine scaldavano moltissimo. E poi c'erano appunto molti, molti armadi, come dicevamo, e aprendo questi armadi trovavamo parecchi elementi, quindi componenti elettronici, memorie a nucleo, unità a disco magnetico, eccetera, eccetera.
Questa, dicevo, è una vicenda bellissima, però è una vicenda anche dai contorni amari. In particolare, ricordiamo tutti la vendita della maggioranza delle quote della divisione elettronica. Ecco, questo è un momento doloroso per la società Olivetti, che ha avuto certamente un impatto sullo sviluppo dell'informatica in Italia, ha avuto anche un impatto proprio sul futuro stesso dell'Olivetti. Qui chiaramente si inseriscono e si intersecano vicende diverse. Ci sono questioni di politica internazionale, ci sono questioni industriali. L'azienda tra il 62 e il 64, ad esempio, era in crisi economica e riceve un aiuto del cosiddetto gruppo di intervento, che era un gruppo di aziende, Fiat, Pirelli, IMI, Mediobanca e Centrale, che si forma nel 64 per risollevare proprio la società ecorigliese. Ebbene, ci sono parecchi studi verticali proprio su alcuni giacimenti che hanno questi giacimenti hanno restituito chiaramente una lettura parziale di questa complessità. Penso ad esempio al volume che ho qua vicino a me, proprio di Mediobanca e salvataggio Olivetti, che è stato pubblicato recentemente. Servirebbe forse una storia davvero inter e pluridisciplinare per incrociare materiali provenienti da archivi differenti, per esempio dall'archivio storico Olivetti, per esempio dall'archivio Aurelio Peccei. Peccei è stato, come ricordiamo spesso, amministratore delegato proprio in quel momento molto delicato, dal 64 al 67. Forse bisognerebbe guardare anche gli archivi Pirelli, di sicuro, gli archivi Fiat, fino ad arrivare addirittura agli archivi della NARA, cioè National Archives Records Administration a Washington. Sappiamo infatti che un agente della CIA seguiva da vicino le attività di Adriano Olivetti, quindi chiaramente i temi di politica internazionale si intersecano con altri temi che abbiamo appena nominato. I protagonisti dell'incontro di oggi sono naturalmente da una parte l'ELEA 9003 e dall'altra la Programma 101, ma sono soprattutto alcuni tecnici che hanno avuto un ruolo fondamentale. Penso a Mario Chu, che era un ingegnere di origini cinesi, e Pier Giorgio Perotto, altro ingegnere, tra l'altro laureato qui al Politecnico di Torino. Sono uomini che hanno riunito gruppi di ricerca interdisciplinari e sono riusciti a mettere a punto proprio due macchine che rimangono oggi punti di riferimento proprio nella storia dell'informatica. Allora, vi presento rapidamente i nostri discussant, i nostri speaker. Sono Lala U, che è docente e ricercatrice di marketing presso l'Università Cattolica. Ha conseguito un dottorato di ricerca in management all'Università Ca' Foscari a Venezia, è stata visiting scholar in moltissime università, presso la Northwestern University, presso il King's College di Londra, la Tongji University di Shanghai, eccetera, eccetera, e ha studiato in particolare la figura di Mario Chu. Tra i suoi articoli voglio citare quello su Wired, dedicato proprio all'ingegnere che è stato poi direttore del laboratorio di ricerca elettronica. Pierpaolo Perotto ha una vasta esperienza internazionale nella consulenza strategica e nella ricerca applicata. Intanto ha una laurea in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova, è stato inoltre fondatore di Esperienzia, insieme a Mark van der Becken e a Jean-Christophe Zoers, che sono tra l'altro due figure importanti che hanno anche dato un contributo fondamentale all'Interaction Design Institute di Ivrea, e parleremo di questo anche nel talk che avverrà tra pochissimo. E poi è stato sempre Pierpaolo Perotto, amministratore delegato sempre di Esperienzia dal 2005 al 2014. Ha lavorato presso Ernst & Young, presso Olivetti, e oggi è CEO di Finxa e sviluppa servizi digitali principalmente, quindi un'attività possiamo dire anche non lontana, diciamo, dal lavoro anche presso Esperienzia. Giuseppe Rao invece nasce a Palermo, è cresciuto a Ivrea, ha frequentato, diciamo, i luoghi mitici della Ivrea, quindi i servizi sociali, le biblioteche, le mense, i campi sportivi, le colonie estive della Olivetti. È tra i fondatori del Museo Tecnologicamente, Innovazione Olivetti, quindi insomma questo museo è piuttosto importante. Ha una laurea in giurisprudenza, appassionato studioso della storia dell'Olivetti ed è autore del documentario Olivetti e Lea 9003. È dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e professore a contratto presso l'Università di Sassari. Pubblica regolarmente contributi su riviste quotidiane nazionali
sul tema di diritto costituzionale, geopolitica e geotecnologia. Scrive regolarmente anche su Business Insider Italia. Bene, vi ho presentato rapidamente, forse troppo, i tre speakers, ma tanto poi aggiungeranno, immagino, anche loro dei contributi più biografici. Allora, direi, iniziamo subito, se siamo d'accordo, dall'ala U. Allora, Lala, ti chiediamo, visto appunto che hai scritto questo bellissimo articolo su Wired, anche di introdurre, di entrare più, come dire, nel dettaglio di questa figura molto importante, la figura appunto di Mario Chu. A te la parola, Lala. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Gaetano Bitondo e il professore Pierpaolo Peruccio per questo invito. Un evento importante per ricordare delle figure storiche che hanno contribuito alla storia di Olivetti e anche dell'innovazione italiana. L'ingegnere Mario Chu era un anticipatore del futuro, fu colui che nel 1959 portò a realizzazione Elea 9003, il primo computer a transistor commerciale al mondo. Un prodotto d'avanguardia per l'epoca. Mario Chu era di origini cinesi, ma nacque a Roma nel 1924, figlio di un diplomatico cinese, ed ebbe un'istruzione completamente italiana. Si diplomò prima al liceo Torquato Tasso a Roma e poi si iscrisse alla facoltà di ingegneria alla Sapienza, ma decise poi di continuare gli studi negli Stati Uniti. Qui si laureò in ingegneria elettronica a Washington e poi si spostò a New York per conseguire un master. Cominciò a insegnare alla Columbia University e proprio a New York incontrò Adriano Olivetti. Era il 1954, Mario Chu aveva 30 anni e fu Enrico Fermi a segnalare Mario Chu a Adriano Olivetti, perché poteva, secondo Fermi, diventare il direttore per il nuovo laboratorio di ricerche elettroniche della Olivetti. Dunque si incontrarono Mario Chu e Adriano Olivetti a New York presso la sede americana della Olivetti e Chu decise di accettare questa offerta di lavoro e di tornare così in Italia anche per ragioni familiari. Il laboratorio Olivetti fu aperto a Barbaricina, un sobborgo di Pisa, siccome in quegli anni l'Olivetti aveva instaurato una collaborazione con l'Università di Pisa per la costruzione di un calcolatore scientifico. Il laboratorio però lavorava anche ad un proprio progetto che mirava a costruire la prima calcolatrice commerciale, proprio l'Elea. Questo acronimo stava per elaboratore elettronico aritmetico, ma il nome si ispirava anche all'antica città della Magna Grecia, che era sede di scuole di filosofia, scienza e matematica. Per reclutare il gruppo di lavoro che si sarebbe occupato della progettazione di Elea, l'Olivetti pubblicò un annuncio per la ricerca di fisici e ingegneri che abbiamo visto poco fa nella slide precedente, e fu Mario Chu ad occuparsi personalmente della selezione dei colloqui del personale, privilegiando candidati che avessero meno di 30 anni e fossero in possesso di requisiti come entusiasmo, spirito innovativo, ma anche spirito collaborativo, capacità di lavorare in gruppo. Ed è così che Mario Chu riunì attorno a sé un gruppo di tecnici, scienziati, molti di questi diventarono poi pionieri dell'informatica italiana come Franco Filippazzi, e questi tecnici scienziati furono poi ricordati come i cosiddetti ragazzi di Barbaricina. Da Pisa poi il laboratorio fu spostato alla fine degli anni 50 a Borgo Lombardo e nel 1959 infine il gruppo guidato da Mario Chu riuscì a portare a termine il progetto dell'Elea 9003.
era il primo computer commerciale, totalmente a transistor, mentre le macchine precedenti erano a valvole e erano di grandi dimensioni. Non era solo il primo computer commerciale italiano, era il primo computer commerciale in tutto il mondo, per capire la portata di questa innovazione. Infatti il computer dell'Olivetti arrivò persino prima del computer a transistor dell'IBM, che fu inventato, fu terminato solo qualche mese dopo. L'Elea 9003 dunque era un prodotto molto innovativo dal punto di vista tecnologico, ma lo era anche dal punto di vista del design, poiché era stato ideato a misura d'uomo. Il design era stato affidato e realizzato poi da Ettore Sozzas, che aveva previsto una console dalla forma ergonomica e anche dei comandi che fossero alla portata proprio dell'operatore. Grazie all'Elea 9003, Sozzas, sempre quell'anno, nel 1959, vinse il Compasso d'Oro. L'Elea 9003 venne presentata alla Fiera Campionaria di Milano e fu venduta in 40 esemplari. I clienti erano grandi banche, aziende, enti pubblici. L'unico esemplare che è ancora completo dell'Elea 9003 ed è tuttora funzionante è conservato all'ITIS Enrico Fermi di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Lo sviluppo di Elea però non terminò lì, non finì, e continuò anzi con l'Elea 6001, che venne realizzata l'anno successivo. Era un calcolatore che aveva un minor costo e anche delle dimensioni più piccole. Quindi era orientato ad applicazioni di carattere scientifico e poteva essere utilizzato da utenti come istituti universitari, enti pubblici, la media industria. Infatti l'Elea 6001 ebbe molto successo e furono venduti circa 100 esemplari. Gli anni successivi purtroppo furono sconvolti dalla morte di Adriano Olivetti nel 1960 e poi l'anno successivo dalla scomparsa prematura di Mario Chu in un tragico incidente stradale. Mario Chu stava lavorando ad un nuovo calcolatore per il quale aveva affidato il progetto al matematico Mauro Pacelli, che doveva sviluppare una nuova architettura e un nuovo linguaggio per questo nuovo calcolatore. E la mattina dell'incidente, il 9 novembre 1961, Mario Chu si stava recando da Milano verso Ivrea proprio per discutere con la direzione Olivetti il nuovo progetto. Purtroppo però sull'autostrada nei pressi di Santhià, l'auto su cui viaggiava Mario Chu ebbe uno scontro frontale con un furgone. Purtroppo l'ingegnere Mario Chu morì durante questo incidente che purtroppo ha lasciato un enorme vuoto nella industria, nella storia dell'innovazione italiana. Con la perdita di due uomini visionari come Mario Chu e Adriano Olivetti, che sono state sicuramente figure chiave dell'innovazione made in Italy, l'elettronica italiana nel suo complesso, non solo l'Olivetti, ha perso un grande contributo all'avanzamento e all'innovazione nel campo della tecnologia, ma di cui è importante ricordare sicuramente la figura e coltivare l'eredità dopo 60 anni dalla sua morte. Quest'anno è il 60° anniversario della morte di Mario Chu. Grazie mille. Senti, passiamo. Si sente, sì? Sì, sì. Allora, Beppe, una domanda a te. Nel 2019 c'era stato il primo Festival della Tecnologia al Politecnico di Torino. Ricorrevano i 60 anni, no? dell'Elea 9003, e abbiamo fatto anche Ivrea degli incontri, abbiamo parlato di questo. Allora, abbiamo sentito anche adesso da Lala, cioè il tema di come questo percorso ovviamente era
nato intorno alla persona, ma era moderno già rispetto all'epoca. Quindi una domanda, ti faccio una domanda, cioè secondo te è corretto dire che l'industria moderna a livello mondiale è nata a Ivrea, pensando a quegli anni e pensando a tutta la nostra storia del passato? Buonasera a tutti, grazie davvero per questa straordinaria opportunità di condivisione di questa storia unica e irripetibile e poi finita nel modo che sappiamo. Allora, io sono convinto che a Ivrea sia nata l'industria moderna e proverò a citare alcuni degli elementi che hanno contraddistinto la Olivetti e che sono tuttora attuali e che secondo me sono tuttora le caratteristiche che dovrebbe avere un'azienda che vuole competere nel mercato globale. In questo vorrei un po' anche ricordare che c'è stata in questi anni una narrazione su Adriano Olivetti che più che altro concentrata sul fatto che il rapporto tra Adriano Olivetti e i lavoratori. Ma in realtà questo è soltanto uno degli aspetti. Io penso che l'elemento da cui dobbiamo cominciare è questo. La Olivetti è stata l'unica azienda, l'unica multinazionale italiana leader a livello mondiale nei settori in cui operava. E mi riferisco in particolare ovviamente al calcolo e alla scrittura. E l'altro elemento che deve essere questo processo che inizia ovviamente nel 1908, ma che poi ha un'accelerazione quando Adriano Olivetti prende le redini dell'azienda, è un percorso caratterizzato da una grande leadership, che è una leadership esercitata sicuramente da Adriano Olivetti, da una grande visione, come è stato appena ricordato, e poi dai grandi investimenti nel capitale umano e nei giovani. Nessun'altra, credo che non ci fossero a quel tempo, non ci sono forse stati ancora dopo, degli esempi di una tale visione nel modello organizzativo e anche poi lo vedremo dopo, anche a Barbaricina si rispecchiava questo modello. L'altro elemento è la strategia local global. L'Olivetti è saldamente radicata sul territorio. Il tema della comunità contraddistinto la storia dell'azienda, ma era terribilmente globalizzata. Già la prima, pensiamo al primo stabilimento che fu creato in Argentina, ma poi praticamente in tutti i continenti, con il tempo, la Olivetti creerà delle filiali produttive, non soltanto delle filiali di vendita. Inutile dire poi gli esempi in cui potrebbe essere Aslem, l'Olivetti costruisce nuove aziende, nuove fabbriche, chiamando i migliori architetti di quel paese. Pensiamo a Stirling ad Aslem, Ira Khan negli Stati Uniti ad Harrisburg, pensiamo lo stesso a Francoforte. L'altro elemento è l'attenzione maniacale per il marchio, per la reputazione, per la comunicazione. Negli anni 50, questo lo sappiamo, non possiamo riprendere oggi chi sono stati gli artefici di questo percorso, però vorrei soltanto ricordare che nel 1952 l'Olivetti è la prima azienda al mondo internazionale invitata a tenere una exhibition al MoMA di New York. Le riviste americane degli anni 50 celebrano lo stile Olivetti, che è un simbolo che ormai ha raggiunto tutti i continenti. L'altro
elemento è l'uso delle informazioni, la capacità di misurarsi con i casi di successo internazionali e la curiosità per tutto ciò che è diverso. La Olivetti da sempre sviluppa modelli organizzativi moderni in cui c'è l'uso delle informazioni, lo studio dei casi internazionali e poi la curiosità per tutto quanto può essere poi studiato e anche carpito per lo sviluppo dell'azienda. Arriviamo al punto di cui tutti parliamo sempre, che è il rispetto per i lavoratori e la loro partecipazione alla vita dell'impresa. Su questo sono stati scritti libri interi, quindi non è il caso di ricordarci. Però sicuramente l'Olivetti è stato il simbolo dell'azienda sensibile ai diritti dei lavoratori e dei loro figli. Voi pensate la differenza che c'era tra la Olivetti di Ivrea, dove nessuno poteva essere discriminato per ragioni politiche, razziali o religiose, e a 45 chilometri c'era un'azienda, la Fiat, che aveva un modello di relazioni con i dipendenti molto molto diverso. E tralascio qui il discorso anche sui salari, che crea, tra l'altro, questo modello aperto creò molti problemi ad Adriano Olivetti proprio con Confindustria. E poi la politica per il Mezzogiorno. Adriano Olivetti sin dal dopoguerra ha un'attenzione profonda per il Mezzogiorno. Sappiamo tutti che Olivetti aveva una passione per l'urbanistica, è stato anche presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, qui vale la pena di ricordare l'operazione sui Sassi di Matera e il villaggio La Martella, ma poi soprattutto lo stabilimento di Pozzuoli, affidato a quel genio, quell'architetto geniale che era Luigi Cosenza, e che diventerà probabilmente l'edificio più bello dal punto di vista architettonico costruito dalla Olivetti, ma che negli anni 50 addirittura diventò la fabbrica più produttiva, più efficiente dell'intero gruppo. Ecco, tutti questi elementi fanno sì che davvero l'Olivetti ha inventato il moderno, quello che ancora oggi dovrebbe essere il modello di un'azienda innovativa, globalizzata, ma aperta ai valori etici. Grazie. Grazie mille, Giuseppe. Bellissimo messaggio. Direi adesso una domanda invece per Pierpaolo. Pierpaolo, con la domanda a Pierpaolo. Parliamo naturalmente della macchina Programma 101, che è nota anche come Perottina. Quindi, insomma, è evidente che tuo papà ha avuto un ruolo fondamentale. Ecco, insomma, quindi intorno a lui si è creato proprio un team, una macchina che. Anche qui si è raccontato molto, insomma c'è una letteratura anche proprio sull'argomento, però è servita anche addirittura, viene citato spesso, anche per compiere alcune fasi dell'allunaggio addirittura. Una macchina poi presente, posso solo un secondo condividere lo schermo, ho qui delle immagini molto belle, tra l'altro di questa macchina, parliamo quindi, visto che non abbiamo ancora fatto vedere nessuna slide, diciamo, nessuna immagine, ecco, è una macchina che è stata utilizzata in tanti contesti, la vediamo qui ad esempio in un ospedale e qui invece appunto negli uffici della NASA. Ecco, interrompo subito la condivisione, quindi chiederei appunto a Pierpaolo insomma di spiegarci un po' quali sono le caratteristiche di questa macchina anche dal punto di vista proprio anche del design. Grazie. Grazie innanzitutto di avermi invitato a questo convegno. Ecco, ringrazio Gaetano, ringrazio il professor Peruccio
anche di questa introduzione. Innanzitutto voglio fare un attimo una premessa, diciamo come dicevi, c'era praticamente la programma 101 è stata una mia coetanea, nel senso che io sono nato nel 62 e nel 62 è stato più o meno l'anno che secondo cui diciamo sono nate è nata l'idea di concepire questa macchina, no? E in quel periodo diciamo c'era mio padre che andava in ufficio a lavorare sulla Perottina e arrivava a casa e trovava invece il Perottino che ero io, che avevo un anno, due anni, eccetera, insomma. E tra l'altro mi sento in dovere di citare che la presenza in famiglia della Programma 101 fu molto discreta, nel senso che io vidi per la prima volta la Programma 101 per davvero quando il mio professore dell'università che me la fece vedere perché l'aveva, diciamo, tenuta da parte come ricordo di quando lui lavorava al CNR, che il CNR l'aveva acquistata. Dopodiché, diciamo, iniziò un percorso di conoscenza, di conoscere questa storia attraverso poi i racconti che ho avuto modo di andare ad ascoltare, oltre che di mio padre, che mi raccontò diverse cose, anche dei poi, dopo la sua scomparsa, anche dei colleghi che avevano lavorato con lui. Ecco, sicuramente la Programma 101 è stata un prodotto dove, se vogliamo, la tecnologia è stata plasmata intorno ad un'idea molto precisa e un concept molto chiaro che aveva avuto mio padre nel momento in cui doveva essere costruita. Le scelte che sono state fatte non sono state scelte meramente di tipo tecnologico, ma sono state scelte per accondiscendere ad un'idea. E alcune di queste scelte andarono a favorire come dire, scelte tecnologie che non erano le tecnologie dell'ultimo momento. L'idea guida che diciamo guidò mio padre aveva lavorato prima di entrare in Olivetti nel 57 nella divisione elettronica di Mario Ciu a Pisa, aveva lavorato al centro ricerche Fiat e aveva avuto fatto un lavoro da ricercatore, di progettista, e in questo ambito nelle attività di ricerca e di progetto si ritrovava spesso a dover fare sequenze di calcoli ripetitive con delle macchine calcolatrici dove queste sequenze di operazioni semplici era sostanzialmente, diciamo, spesso come dire, serviva per a volte calcolare, non so, risolvere delle equazioni differenziali con il metodo di Monte Carlo o altre cose, però erano sequenze di operazioni che, dove spesso si facevano molti errori che devono essere ripetute di frequente, perché l'idea, cioè il modello di progettazione e la modalità che segue un progettista è un po' quello che viene chiamato la spirale di progetto, quello di partire su delle ipotesi, fare i calcoli, vedere che poi questi calcoli portano alla definizione di una struttura, se poi i calcoli schiudono il cerchio bene, se no si rifà un altro tentativo e così via. Quindi c'era una ripetizione spesso nel lavoro normale di operazioni semplici che dovevano essere eseguite molte volte. E qui fu la base su cui fu costruita la Programma 101, cioè quello di poter costruire una macchina che potesse eseguire una serie di operazioni semplici, però guidate da un programma che gli permetteva di ripensare. Questo ovviamente, l'idea però che stava dietro e che alla Programma 101 è che mio padre voleva liberare la schiavitù del progettista rispetto a quello che era l'accesso ai grandi calcolatori, perché questo processo iterativo su un grande calcolatore è fortemente compromesso dal fatto che, diciamo, c'erano delle code di attesa, bisognava aspettare del tempo e quindi questo processo iterativo di progettazione, di design,
diciamo, veniva tutto sommato meno. Quindi lui avrebbe voluto avere una macchina a sua disposizione con cui poter lavorare n volte su dei programmi che poteva, diciamo, comporre e consentire a lui stesso di costruire. E voi capite che nel 65, nel 64, perché poi il primo prototipo della Perottina fu presentato nel 64, allora non c'erano le tecnologie di base erano quelle del transistor, ma non c'erano i microprocessori, le memorie, diciamo le memorie integrate erano, stavano, non erano ancora praticamente disponibili, non c'erano memorie di, non c'erano gli hard disk, non c'erano i floppy disk, insomma. Per riuscire a realizzare questo concetto si doveva cominciare praticamente da zero. Era una situazione molto diversa rispetto a chi poi, per esempio, alla situazione con cui fu creato l'Apple One, no? Dove fu agglomerati un microprocessore con delle memorie che erano già presenti sul mercato. Allora non c'era niente di tutto ciò. E quindi si dovette cominciare. E l'idea però che dovesse essere un oggetto personale, piccolo, che dovesse stare su un desktop, fu questa la cosa, diciamo, che ha guidato poi l'intero processo di progettazione. E quindi il problema più grande era cercare di capire come realizzare, uno dei problemi più grandi era come poter realizzare la memoria RAM della macchina. Allora il punto di riferimento, il top della tecnologia, erano le memorie a nucleo di ferrite che erano state presenti nell'ELEA 9003 e che erano però, diciamo, era una soluzione, oltre che estremamente costosa, molto ingombrante e estremamente, quindi non si adattava assolutamente a questo tipo a essere inserito in una macchina di piccole dimensioni. E qui, diciamo, ci fu l'idea di usare la memoria, di costruire la memoria RAM usando la tecnologia costruire una linea magnetostrittiva, che non era una tecnologia dell'ultima ora, era una tecnologia che era già stata sviluppata, un'idea che era già stata sviluppata negli anni 50, ma che per l'obiettivo che aveva mio padre di costruire, diciamo, un computer con queste caratteristiche, diciamo, si prestava bene. Cioè l'idea, come penso molti di voi già sanno, la linea magnetostrittiva si basava sul principio in cui veniva, diciamo, c'era un trasduttore che, diciamo, sottoposto a un impulso elettrico, generava una torsione meccanica su un filo di ferro, una sorta di corda di pianoforte, e questa torsione si propagava lungo questa corda, e questa torsione veniva poi rilevata in fondo, diciamo, da un altro trasduttore che, sentendo la torsione, generava un impulso elettrico, e poi con una circuiteria questo impulso elettrico veniva messo di nuovo in circolo, no? E la memoria RAM era quindi costituita dalla sequenza di questi impulsi che, diciamo, venivano inseriti uno dietro l'altro e che viaggiavano uno in coda all'altro intorno a questa linea magnetostrittiva. Questo, diciamo, era la soluzione che fu costruita, ingegnerizzata per costruire la memoria RAM della macchina. La parte della CPU fu costruita con dei micromoduli, dove dei transistor montati uno sopra l'altro costruirono delle porte NOR che, diciamo, permettevano poi di costruire, diciamo, i nuclei base, diciamo, di tutta la logica della macchina. E l'altra grande, diciamo, elemento di invenzione fu quello di sostituire, a livello di memoria di massa, se vogliamo, quelli che, diciamo, le memorie a nastro che si vedevano nell'ELEA 9003, di sostituirla con la cartolina magnetica. Questa fu proprio un'invenzione che era l'antesignano dei floppy disk, delle memorie successive, però in quel momento fu un'invenzione in senso assoluto. Quindi la possibilità di andare a memorizzare poi un programma che veniva caricato e memorizzato su questa scheda, dove da una parte c'era una vernice magnetica, dall'altra era una carta che si inseriva e veniva letta, diciamo, per leggere il programma, oppure veniva scritta nel momento in cui volevo registrare il programma e i vari dati. Ecco,
Dopodiché fu anche costruito un linguaggio di programmazione apposta e che permise che, da permetterla di costruire questi programmi che potesse essere sostanzialmente implementato usando la tastierina, che era una tastierina piccolina, con dei simboli, eccetera, senza dover necessariamente richiedere una macchina, diciamo una tastiera alfanumerica. Però questo permetteva all'utente di essere assolutamente indipendente anche nella creazione di un programma. Ecco, questo fatto di poter, quindi diciamo, ecco, un ulteriore elemento che permise al programma 101 di essere, diciamo, di poter essere poi messa sul mercato fu anche il fatto di poter contare, diciamo, anche su delle competenze non solo elettroniche, ma anche meccaniche, elettromeccaniche, che erano fortemente presenti in Olivetti, tale per cui anche la componente, diciamo, che poteva sembrare meno importante, meno innovativa, che era la stampante, era stato un elemento che era già stato preprogettato, non fu progettato da mio padre, ma fu progettato da un ingegnere che l'aveva costruito quasi per hobby, ma che era una stampante che era pilotabile dall'elettronica e che se non fosse stata già presente avrebbe ritardato moltissimo l'uscita della macchina in l'uscita della macchina, del concept e poi in una successiva in produzione. Quindi, diciamo, questi erano un po', se vogliamo, un po' alcuni degli elementi che hanno caratterizzato, diciamo, tecnologici un po' la parte della programma 101. Ripeto, non tutte le componenti che sono state introdotte nel programma 101 erano tecnologie dell'ultimo momento. Ripeto, la linea magnetostrittiva, che fu un'idea geniale per utilizzare, era quella che aveva risolto il problema delle dimensioni. La scheda magnetostrittiva era una scheda piccolina, grande, che poteva stare e che permetteva di, diciamo, memorizzare 2000 bit, ma sufficienti, che erano sufficienti per memorizzare poi dei programmi anche articolati e realizzare poi quello che ha permesso alla programma 101 di essere, diciamo, quella che è stato. Aggiungo solo un commento. La programma 101 è stata usata anche dalla NASA, ma è stata usata dalla NASA per fare delle componenti progettuali particolari che erano, per esempio, che riguardavano proprio delle aree dove l'iterazione era fondamentale per trovare dei punti di equilibrio, dove magari l'accesso al grande calcolatore non permetteva di realizzare. E furono anche utilizzate per mettere a punto, diciamo, e per progettare anche una parte dell'Apollo 11 che era, diciamo, doveva seguire una parte molto importante degli astronauti, che era tutta la componente di alimentazione e di gestione, diciamo, dell'ambiente in cui stavano. Apollo 11, di cui anche oggi con i post e la comunicazione quotidiana e costante che facciamo sui social abbiamo ricordato in questo incrocio con la P101. Senti, passo un attimo, facciamo un secondo giro di domande. Passo, Lala, faccio una domanda a te. Ci hai raccontato un pochino la storia di Mario Chu, anche attraverso qualche immagine che ci hai fatto vedere. E qual è la sua eredità oggi? Come la possiamo sintetizzare? A 60 anni dalla sua morte, Mario Chu ci ha lasciato un'importante eredità nel campo della tecnologia, ma penso anche nel campo culturale. Mario Chu ha incarnato pienamente l'eccellenza italiana e inoltre rappresenta la testimonianza dell'integrazione possibile e arricchente fra due culture diverse. Aveva appunto origini cinesi. E due anni fa, all'anniversario del 60° anno dal lancio dell'ELEA 9003, a Milano, ad un evento di celebrazione dell'ELEA 9003, il nipote di Mario Chu ne ha infatti ricordato la figura dello zio, ricordandolo come un uomo profondamente italiano, ma allo stesso tempo profondamente e completamente cinese.
Poi, oltre ai suoi familiari, chi ha avuto l'opportunità di conoscere, di lavorare con Mario Giù, ne ricordano sempre la figura sì geniale, ma anche la sua grande umanità. Quindi è una figura sicuramente da ricordare e in questo senso rappresenta anche un segnale importante il fatto che l'anno scorso, all'inizio del 2020, a Prato, la città toscana dove c'è una forte presenza di residenti, di lavoratori di origine cinese, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la mozione per intitolare nel futuro una via oppure una piazza proprio a Mario Giù. E poi sempre nel ricordo di Mario Giù, gli illustratori Matteo De Monte e Ciai Rocchi, illustratori che hanno pubblicato due graphic novel sulla comunità cinese in Italia, Chinaman e Primavera e Autunni, Matteo De Monte e Ciai Rocchi stanno lavorando ad una graphic novel proprio sulla vita, sulla storia di Mario Giù. E infatti nella presentazione, nelle immagini che abbiamo visto prima, alcune delle illustrazioni erano proprio quelle realizzate, disegnate da Matteo e Chai, che salutiamo, e che quindi lanceranno questo libro. Infatti, erano state lanciate, mi ricordo, dal Corriere la Lettura, no? Già esatto, un anno e mezzo fa. Ha pubblicato le illustrazioni che raffigurano Mario Giù, l'incontro con Adriano Olivetti e la realizzazione di Elea 9003, e potete inoltre vedere su internet, su YouTube, anche il video che hanno realizzato sempre gli illustratori Matteo De Monte e Ciai Rocchi, ancora disponibile. Grazie. Grazie. Lo dicevamo prima, Giuseppe Ravo è anche autore di un documentario intitolato Olivetti 9003. Tra l'altro ci sono diversi documentari anche online, ho fatto un po' una ricerca, La memoria del futuro di Nello Risi, insomma un documentario storico, tra l'altro con delle grafiche anche particolari. Poi quando Olivetti inventò il PC, tra l'altro realizzato dai nostri amici qui torinesi di Zenith Audiovisivi. Ebbene, chiederei appunto a Giuseppe di soffermarsi ancora un attimo su questo team, il team di Mario Giù, ecco, quindi questo laboratorio ricerche elettroniche, perché poi è nato tutto lì. Grazie. Grazie. Mi scuserete se mi permetto un ricordo personale. Tutto nasce da questo libro di Lorenzo Soria, Informatica, un'occasione perduta. Per anni è stato l'unico libro scritto sulla divisione elettronica, però era un libro che non parlava, faceva solo dei cenni al laboratorio, si occupava invece della seconda parte, cioè la vendita della divisione elettronica agli americani. E fu per questo che nel 2001 mi accorsi che erano 40 anni dalla morte di Chu, andai a trovare il professor Filippazzi a Milano e gli proposi di organizzare una reunion di tutti gli uomini di Giù, cosa che organizzammo proprio nel novembre del 2001, e in quell'occasione si rincontrarono per la prima volta tutti gli uomini di Barbaricina, persino gli operai. È stato un momento davvero emozionante. E da quel momento è cambiata anche la mia vita, perché per 10 anni ho studiato questa storia, ci sono tante domande a cui ancora adesso non riesco a dare delle risposte. E però mi ha insegnato tantissimo. E mi ha insegnato innanzitutto, proverò un po', queste cose le ho anche un po' scritte in un articolo che è uscito su Business Insider, lo potrete trovare facilmente, quali sono stati gli elementi che hanno caratterizzato quell'avventura e perché ancora adesso è attuale. Allora, innanzitutto, guardate, io penso che la storia della divisione elettronica, del laboratorio, nasce su 3 pilastri, cioè che è l'amicizia tra Roberto Olivetti, Mario Giù e Ettore Sozzas.
Questa amicizia, perché queste tre persone erano, avevano un'età, erano, avevano più o meno la stessa età, e con il tempo cementano un'amicizia che diventerà davvero il pilastro di quella avventura. Ma vorrei anche ricordare alcune, purtroppo Roberto Olivetti non viene ricordato come merita, eppure lui fu probabilmente colui che spinse fino in fondo il padre a tentare l'avventura fino in fondo. Tenete conto che la Olivetti inizia nel 1950 le prime sperimentazioni elettroniche con Michele Canepa, nel 52 apre un laboratorio negli Stati Uniti a New Canaan. Era stato abortito un rapporto di collaborazione con l'Istituto per il calcolo di Roma, e poi anche l'esperimento di New Canaan non funzionò e finalmente Adriano Olivetti decise che bisognava crearlo ad Ivrea, questo laboratorio. Incontrò Chu, lo convinse a tornare, poi per ragioni così, per colpa, merito di Amaldi, il progetto fu spostato all'Università di Pisa. Ben presto Chu capì che gli obiettivi dell'università erano diversi da quella dell'azienda e si separarono i due progetti e la Olivetti lasciò due ingegneri e due periti a lavorare ancora per il successo della CEPT pisana. Roberto Olivetti in un convegno del 62 racconta, scusate se vi leggo alcuni passi di questa sua intervista, di questo suo intervento al convegno. Lui innanzitutto dice: per la meccanica abbiamo cercato di risolvere con metodo scientifico il problema della realizzazione dei progetti, ma paradossalmente abbiamo conseguito i successi in modo fortuito con persone provenienti da altre esperienze, e lui qua riferimento a Natale Cappellaro. Nell'elettronica era invece necessario creare un piccolo gruppo di persone specializzate nei diversi settori in cui è suddiviso il calcolatore elettronico, tutto ciò consapevoli della difficoltà di prevedere e programmare gli sviluppi tecnologici nei successivi 5-7 anni. Al gruppo iniziale chiedevamo sia preparazione scientifica che qualità umane e morali. Allora, un errore nella selezione dei talenti avrebbe pregiudicato il progetto, mentre in seguito abbiamo potuto permetterci il lusso di errori di indirizzo e di scelte del personale. E poi ascoltate che cosa dice Roberto Olivetti sulle motivazioni dei dipendenti e la retribuzione dei giovani. Le persone devono essere pagate bene. Chi è impegnato nel lavoro scientifico non può avere preoccupazioni economiche. Cercavamo di capire il loro reale interesse a venire da noi e se il lavoro proposto corrispondeva ad una vocazione. Prima del denaro era nostra intenzione offrir loro una sfida, la possibilità di partecipare con entusiasmo e motivazione ad un'impresa innovativa, con spirito di avventura e l'aspirazione a conquistare qualcosa di nuovo. Non potevamo promettere ai giovani laureati garanzie, ma solo incertezze. Io ho parlato tante volte con il gruppo dei leader del laboratorio, erano tutti neolaureati. Solo Giorgio Sacerdoti aveva una qualche conoscenza dell'elettronica. Gli altri erano totalmente impreparati ad un'avventura del genere e impararono strada facendo, leggendo manuali americani con la guida di Mario Chu. E poi c'è un altro elemento che racconta sempre Roberto Olivetti, che è il modello di leadership che era stato creato. Lui dice: io ero il responsabile politico dell'azienda,
E Mario Chu era il responsabile tecnico del progetto, Beccio era il responsabile delle risorse umane e noi avevamo piena, totale fiducia dell'azienda a cui riferivamo gradualmente del lavoro che stavamo facendo. Quindi c'è anche proprio un modello organizzativo di delega e di fiducia dell'azienda per questo team, che erano dei pionieri. Poi c'è un altro elemento che dobbiamo sempre ricordare: che cosa ha prodotto il laboratorio di Barbaricina? La prima è l'attuale ST Microelectronics. Noi sappiamo, a un certo punto, una mattina, Mario Chu chiama o vede Roberto Olivetti e gli dice: noi non abbiamo una produzione in Italia di componenti allo stato solido, di iodi e transistor. Dipendiamo dalle aziende americane, dobbiamo risolvere questo problema. E allora che cosa succede? Roberto Olivetti ne parla con il padre e il padre delega le due persone a trovare una soluzione. E la risposta ce la dà, guardate, Virgilio Floriani. Virgilio Floriani ai giovani non dirà probabilmente nulla, ma lui è stato il fondatore di un'azienda mitica per l'Italia, che era la Telettra, poi chiusa quando la Fiat ne acquisì il controllo, ma questo lasciamo perdere. Allora, Floriani racconta come dice: mentre allora ricevetti la visita di due giovani, Roberto Olivetti e Mario Chu. Dopo una visita a Ivrea, dove conobbi Adriano Olivetti e i membri del consiglio, decidemmo di dar vita ad una nuova azienda con la partecipazione paritaria Olivetti Telettra. E questa azienda sarà poi la SGS, la Società Generali Semiconduttori, che poi con il tempo, alleandosi con la Thomson, diventerà l'attuale ST Microelectronics. Ma poi c'è un altro elemento che racconta Floriani e che spiega la crisi anche dell'Italia, cioè il ruolo della grande impresa, no? Il declino dell'Italia è in gran parte imputabile al fatto che noi abbiamo perso tutto quello straordinario patrimonio di imprese, grandi imprese pubbliche e private, che all'inizio, a partire dall'inizio degli anni 90 è stato dismesso. Che cosa racconta Floriani? Telettra era qualcosa di mezzo tra un laboratorio di ricerca applicata e una industria padronale. Nei contatti con i dirigenti Olivetti e Fairchild era poi l'azienda che forniva i semiconduttori, le mie orecchie percepirono parole nuove come controllo di gestione, tempi e metodi, budget, ricerca motivazionale, relazioni umane, direzioni per obiettivi e così via. L'ingegnere Adriano, il figlio Roberto e Mario Chu furono generosi. Quegli incontri mi permisero di trasformare la Telettra in un'industria strutturata con criteri moderni. La politica del buon padre di famiglia non era più sufficiente. C'è cosa? La grande impresa che fa crescere la PMI, che trasmette know-how, conoscenza e fiducia ad una PMI. E vorrei da ultimo ricordare una cosa scritta da Virgilio Floriani. Le cose stavano procedendo bene quando nel 60 vi fu la morte improvvisa dell'ingegnere Adriano, seguita a breve distanza da quella dell'ingegner Chu. Erano ambedue persone di grande levatura intellettuale e indiscusso valore. L'ingegnere Olivetti è ben noto. Ascoltate cosa dice adesso Floriani. L'ingegner Chu io lo stimavo come la persona forse più intelligente che avessi avuto l'avventura di incontrare. Senza quelle due gravi perdite, l'avvenire dei semiconduttori e degli laboratori elettronici in Italia sarebbe risultato ben diverso. E vorrei citare, consentitemi, vi rubo ancora 30 secondi, un altro elemento. Grazie a Mario Chu nasce una delle pagine più straordinarie che viene spesso dimenticata dell'Olivetti, il controllo numerico. Il controllo numerico Olivetti, la meccatronica, nasce quasi per caso. Una mattina Joe Elbling, ingegnere canadese, si presenta
a Milano, a Borgo Lombardo, per incontrare un suo amico che lavorava nel gruppo, e incontra l'ingegner Chu, e l'ingegner Chu gli dice: guardi, lei è assunto da domani mattina. E Joe Helping dice: no, non sono interessato, sono interessato a lavorare ad un progetto di meccatronica, cioè importare, portare l'elettronica dentro le macchine utensili. Come tutti noi sappiamo, le macchine utensili erano state un grande pallino, una grande di Camillo Olivetti, la OMO, Officine Meccaniche Olivetti, e poi nasce la Olivetti Controllo Numerico grazie a questa intuizione trasmessa poi da Mario Chu. Grazie Beppe. Ci dovremmo fare, come abbiamo già detto, anche in altre occasioni, delle puntate singole, no? E stiamo utilizzando questa prima idea di format per settarci meglio, perché ci sono tanti argomenti che meritano sicuramente di essere approfonditi, però lo facciamo come promessa, in autunno facciamo un po' di puntate più mirate. E Pierpaolo, una domanda a te invece. Allora, prima abbiamo ovviamente parlato, no, di P101 come cuore tecnologico e come design di Mario Bellini che l'ha vestita. Quindi abbiamo parlato di design meets technology come posizionamento di oggi di Olivetti. Quindi quanto è importante secondo te oggi, come lo è stato in passato, trovare questo punto di equilibrio e di sintesi tra un concetto di design e uno di tecnologia? Questo anche per lo leggo anche a quel concetto di Made in Italy che ho citato prima, no? Con il restyling del nostro brand, perché se vogliamo sono anche una serie di caratteristiche e di tipicità che ci sono riconosciute in giro per il mondo ancora oggi. Ma allora, innanzitutto vorrei sottolineare una cosa, che noi usiamo la parola design forse senza comprenderne il significato ampio che soprattutto gli inglesi danno a questa parola. Perché design innanzitutto vuol dire progettista, no? Quindi progettista, e quindi designer sono stati sia mio papà che Mario Bellini. Ecco, hanno affrontato, diciamo, affrontato due cose diverse. Però, per esempio, il concept della macchina, anche l'organizzazione, diciamo, iniziale, no? Anche la disposizione del lettore della banda magnetica, eccetera, questi erano già presenti nella perottina, no? Che diciamo erano. E dopodiché il designer, quello che noi diciamo spesso come italiani, no? Lo identifichiamo che chiura più gli aspetti estetici, ha poi costruito, diciamo, la bellissima, diciamo, forma che caratterizza la Programma 101. Tengo però a precisare che l'arrivo a Bellini non fu, diciamo, la scelta di Bellini non fu, diciamo, automatica, fu una scelta, anzi, quando mio padre presentò la perottina a Cappellaro e poi comunque a Roberto Olivetti, e quindi doveva essere costruito, disegnato lo chassis, eccetera, l'incarico fu, diciamo, dato a quello che a quel tempo era il designer, il capo dei designer Olivetti, che era Zanuso, il quale, diciamo, interpretò l'idea della macchina in un modo diverso da quello che era l'idea che sottostava, che aveva immaginato mio padre. Tant'è vero che, diciamo, cambiò le disposizioni, aveva realizzato, diciamo, un design in cui sostanzialmente la macchina poteva stare sia, diciamo, appoggiata su un tavolo oppure messa in piedi con la tastiera che si girava, e quindi poteva essere una specie di tower che poteva, diciamo, lavorare in queste doppie configurazioni. C'era un piccolo problema che avevano fatto notare, che nella posizione in piedi questa macchina rischiava di ribaltarsi, perché chiaramente con la tastiera a sbalzo, no, doveva essere. E quindi Zanuso disse: beh, possiamo risolvere questo piccolo problema, diciamo, mettendo nella base della macchina mettendo del cemento all'interno per tenerla in piedi e quindi, diciamo, zavorrarla in questa maniera.
Voi potete immaginare quale fu la reazione di fronte a queste parole di mio padre, che aveva fatto di tutto per cercare di costruire un prodotto leggero, piccolo, e in quel caso, diciamo, il designer che non aveva capito lo spirito della macchina, ma stava cercando di risolvere, diciamo, permette però alla tecnologia di plasmarsi sui bisogni delle persone. E quello che mi darebbe da dire è che la tecnologia riceve un grandissimo contributo dal design, questa unione stretta, fortissima, che diciamo nella cultura Olivetti è sempre stato presente, nella programma 101 ha sicuramente trovato uno dei momenti di massima sintesi, ma che ancora oggi noi dobbiamo cercare di salvaguardare, diventa molto importante, e che il design permette alla tecnologia di diventare, come dire, un elemento di libertà della persona e dell'uomo. La tecnologia, oggi si parla di intelligenza artificiale e questo apre tutta una serie di tematiche etiche, no? Rispetto a quello che potrebbe essere. L'intelligenza artificiale è una tecnologia, ma non perché è intelligente, non ha bisogno di design, ne ha bisogno tantissimo. È soltanto, secondo me, la cultura del design, che significa capire, che parte da una conoscenza precisa dei bisogni delle persone, permette di plasmare le tecnologie creando di fatto, permettendo ai prodotti tecnologici di diventare strumento di libertà e non strumento di oppressione, dove strumento di libertà a volte è essere liberati dalla tecnologia, dai vincoli, libertà dai vincoli, ma non solo dai vincoli. Teniamo presente che l'Olivetti con la programma 101, che è nata dopo che è stato venduto tutta la divisione elettronica, tutta l'esperienza collegata all'Eleo 9003, nel 65, l'unica persona che parlava di elettronica era mio padre col suo piccolo gruppo, tutte anche le capacità produttive erano passate in General Electric, però la programma 101 ha aperto un nuovo corso, una nuova visione dell'informatica, che non era l'informatica dei grandi mainframe, che in qualche maniera potevano essere visti, diciamo, spesso in certi periodi utilizzati non per scopi di libertà. Venivano spesso i grandi mainframe erano visti per, diciamo, dai governi per andare a fare la riscossione delle tasse, per la difesa. Il computer, il mainframe, era considerato un'arma strategica, ed è forse anche per questo motivo che l'America era preoccupata del fatto che, diciamo, un'arma strategica, che l'Eneo 9003 potesse essere un'arma strategica in mano a una nazione, l'Italia, che forse, diciamo, era un po' troppo vicina, troppo in una situazione, diciamo, nel sistema geopolitico delicato. Benissimo. La programma 101 ha aperto un'informatica diversa, un'informatica che portava libertà, portava servizi alle persone. Da lì è iniziata una nuova linea di prodotti dell'Olivetti, quando poi mio padre è diventato direttore generale della ricerca e sviluppo nel 67, per 10 anni ha ricostruito poi la divisione elettronica che arrivò a contare 2500 ingegneri, era il gruppo di ricerca più importante d'Europa, per andare a realizzare dei prodotti dipartimentali, quindi non più grandi mainframe, ma prodotti dipartimentali che andavano a portare intelligenza nelle filiali delle banche, dei dipendenti pubblici, dei servizi pubblici, delle poste, dove e questi filiali dovevano dare servizi alle persone, dovevano liberare, laddove era possibile, le persone dalla schiavitù, della burocrazia, della lentezza, eccetera. Perché questi grandi mainframe, se erano lasciati da soli, non erano in grado di servire il cittadino.
Questa informatica che nasce dal programma 101 e che poi è diventata caratterizzante dell'Olivetti, dell'offerta Olivetti dagli anni 70 fino agli anni 90, perché l'Olivetti era diventata leader nell'automazione delle filiali, soprattutto nell'area bancaria, è un elemento di grande novità e che lega comunque la tecnologia a una certa visione al design come, ripeto, elemento in cui permette alla tecnologia di arrivare in modo utile alle persone. Grazie Pierpaolo. Ora sono 19:47, siamo in ritardo e tanto grazie a tutti, veramente una bellissima puntata, ecco, me la sono proprio gustata anch'io. Ma socio anch'io, e anche, scusate se ti interrompo, anche ci siamo letti i commenti, quindi sono uscite varie, molti stimoli interessanti. Sì, c'è una domanda, allora la leggo rapidamente, non so, magari Giuseppe Rao, non so se la vedi, Giuseppe, ringrazio. Lo ringrazio per questa bellissima esperienza. Volevo chiedere se è giusto affermare che le politiche di Adriano Olivetti siano frutto di un connubio tra la teoria di Keynes e il pensiero di Antonio Genovesi. È portato sopra. Insomma, sì, ho visto la domanda. E no, innanzitutto, complimenti per la cultura del nostro amico che ha mandato la domanda, che ha inviato la domanda. Io non lo so se si possa parlare di Genovesi come ispiratore di Adriano Olivetti, di Keynes. Sicuramente c'è un elemento. È uscito recentemente un libro tratto da un'intervista inedita di Adriano Olivetti, in cui Adriano Olivetti dice che lui, prima di pubblicare un libro della collana di Comunità, lo leggeva. Quindi se voi vedete la straordinaria bibliografia di Comunità, che a quel tempo era la più grande casa editrice di saggistica italiana, ebbene voi trovate Maritain, trovate tutto il pensiero cattolico, il pensiero socialista, ma anche tutte le esperienze a parte l'errore che ho commesso prima, non era Beccio ma Berla, il capo del personale, ma è una vicenda dai contorni umani davvero incredibile. Voi pensate che Ettore Sozzas nel 61-62 si ammala e lo danno per morto. Praticamente i dottori gli concedono poche chance di vita, una percentuale non altissima di vita. E Roberto Olivetti manda a spese dell'azienda Sozzas a curarsi a Palo Alto, a Stanford, negli Stati Uniti. Lui credo che rimase più di un anno, dopodiché tornò guarito da questa. No? Questo per dirvi i valori che c'erano in quell'azienda e l'umanità che c'era per quelle persone, ecco. Non si era mai visto prima e non si è visto purtroppo dopo. E vorrei anche ricordare una cosa su Mario Ciuio. Mario Ciuio, quando è morto, aveva una bambina di 6 mesi e una di 3 anni. Sono cose che lasciano un segno davvero su quell'incidente. Adesso non possiamo parlare, non sappiamo cosa è accaduto veramente. Però è una vicenda davvero straziante, ecco, straziante. Grazie ancora. Vai, ecco, perfetto, ti sei riconnesso, ottimo. Mi sono riconnesso, ho avuto qualche problema, scusate. Ma io su questo, tra l'altro, mi vorrei fare solo un commento, so che è tardi, non so se... Una battuta, prego, Pierpaolo, prego. Guardate, io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Beppe, che... La grandezza di Adriano, noi la riconosciamo sicuramente nei grandi valori che lui ha saputo insegnarci a costruirsi, le sintesi, ma c'è un elemento, perché poi lui queste cose le ha fatte veramente.
E perché è riuscito a farle? E questo è un elemento che, su cui noi dobbiamo, a mio avviso, riflettere. Se lui è riuscito a farle, perché oltre ai valori, lui è stato un grande industriale e l'Olivetti negli anni 50 era diventata un'azienda molto ricca. Se non fosse stata ricca, non avrebbe potuto fare investimenti nell'elettronica, occuparsi e pensare di costruire una visione anche sociale, di fare tutta una serie di progetti incredibili. Come anche ed esprimitare. E questo, diciamo, aggiunge grandezza alla visione di Adriano. E questa ricchezza, negli anni 50, nasce di fatto da tre elementi che sono successi. Prima di tutto, l'Olivetti è riuscita a uscire indenne dalla guerra, grazie anche all'amore dei dipendenti che avevano nei confronti dell'azienda, perché i dipendenti, quando arrivarono i tedeschi, fecero sparire, svuotarono tutti, nascosero tutti i prodotti, tutti, diciamo, i magazzini prodotti finiti vengono svuotati dai dipendenti, che per cui diciamo, i tedeschi non trovarono nulla. Fortunatamente Ivrea era lontano da certe direttrici e gli stabilimenti non furono bombardati. Quindi quando si ritornò, finì la guerra, l'Olivetti partì a razzo rispetto ad altre industrie come la Piaggio, che erano state invece distrutte. Il secondo elemento che creò ricchezza fu che avevano costruito una serie di prodotti eccezionali in ambito meccanica, su cui c'erano dei margini elevatissimi. Primo tra tutti la Divisum 24, su cui c'era un rapporto, l'invenzione di Cappellaro di usare la lamiera per costruire la macchina di Pascal con cui si facevano i calcoli, rappresentava un risparmio di costo pazzesco. Cioè c'era un margine industriale del 70-80, se non 90% su quella macchina. La terza cosa è che l'Olivetti, che Adriano aveva costruito una rete distributiva, quella che oggi chiameremo franchising, ma erano le concessionarie Olivetti, che erano andate a portare il marchio Olivetti nei luoghi e nei continenti più remoti, dove l'imprenditore locale privato, diciamo, si univa a quello che era la visione complessiva e globale. Quando Beppe diceva questo rapporto tra globale e locale, trova nelle concessionarie Olivetti la sua massima sintesi. Bellissimo. Attenzione del brand. Quindi avere prodotti un altro Madige, una rete distributiva pazzesca, essere partiti in quarta, ha permesso all'Olivetti in quegli anni, e devo dire anche grazie proprio anche alla guida di Olivetti, di accumulare dei grandi margini, una grande capacità finanziaria che ha permesso di fare questi grandi progetti. Grazie per Paolo, hai fatto bene a ricordarlo in effetti. Bene, vi ringraziamo e condivido solo un secondo la slide del prossimo appuntamento. Sarà il 13 maggio, vedete, parteciperanno Luciano Galimberti, presidente dell'Associazione per il Divino Industriale, quindi dell'ADI, Srini Srinivasan, presidente della World Design Organization, Pier Antonio Macola, presidente SMAU, Antonio Macchi Cassia, noto designer. Parleremo ovviamente dei compassi d'oro, a partire dal primo, lettera 22, 1954. Grazie a tutti ancora, Gaetano, a te. Grazie, no, grazie a tutti da parte mia. Una cosa, se possibile. Assolutamente, certo. Infatti stavo per passarti la parola se volevi un commento finale. Ho trovato veramente interessante questo incontro. Secondo me, da una parte è fondamentale ricordare le figure di Adriano Olivetti, Roberto Olivetti e di Mario Chiù, quindi divulgare maggiormente la loro storia, però l'eredità di Olivetti consiste nella proiezione verso il futuro, in una visione dell'Italia come pioniera dell'innovazione. Quindi oltre a celebrare il passato glorioso, che comprende storie come quella dell'Elea 9003 e quella della Programma 101, queste storie dovrebbero spronarci a tornare al centro dell'avanguardia nella scienza, nella ricerca e in altri ambiti dove l'Italia ha dimostrato nel passato di poter primeggiare. Questo secondo me è la modalità per coltivare al meglio l'eredità di Olivetti.
Corretto, grazie, grazie. Mi sembra la conclusione perfetta. Esatto, esatto. Io aggiungo solo un'altra chicca. Quando l'altro giorno avevamo parlato di brand, avevo lanciato, no, avevo chiesto di stare connessi perché sarebbe successo qualcosa nei giorni successivi. Quindi lo stesso, adesso settimana prossima, giovedì parleremo di Compassi d'Oro e quindi di prodotti. Per chi ci sarà una novità che succederà esattamente quel giorno, un'ora prima, due ore prima. Vi lascio con la curiosità. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Sara, grazie Beppe. Grazie. 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 Ciao. Ciao Gaetano, ciao Luigi. Ciao.